adesso è venuto a trovarci, nonostante il consiglio sia finito alle 20, Davide Barillari, il nostro consigliere regionale. Grande Davide! Ciao Roma, buonasera a tutti. Arrivo da quella vasca di scali, di squali chiamata Regione Lazio. E stiamo parlando di sanità e mafia, mafia e sanità, che è un tema che ultimamente va molto d'accordo. Infatti oggi ne hanno arrestato un altro, lo sapete, un direttore generale del Sant'Andrea, che era naturalmente coinvolto nel business del caro istinto, cosa che avevamo denunciato, pensate, 2 anni fa. Noi diamo i nomi a Zingaretti, a PD in Regione, diciamo guardate che quelli sono persone che hanno qualche problemuccio, ve lo diciamo in anticipo, poi li arrestano e chiudiamo così. Zingaretti viene a dire che invece è tutto a posto, che la sanità è trasparente, che si fa la sua scenetta in consiglio regionale. Quindi la cosa importante è capire che a Roma hanno le mani sulla sanità, stanno cercando di privatizzare tutti gli ospedali, il Forlanini lo sapete molto bene, il San Giacomo, cartolarizzazione, stanno cercando veramente di distruggere la sanità pubblica per interessi privati, si vede da questi arresti. Cosa fa il Movimento 5 Stelle? Cerca di, in Consiglio regionale, così come in Parlamento, così come in ogni ambito, comune, municipio, cercare di fermare questo disegno criminale. Perché ogni volta che mettiamo le mani su un ospedale, che vediamo chi è coinvolto, chi viene nominato, quale dirigente ha in mano questo potere, scopriamo che hanno interessi politici, partitici, e scopriamo che poi sono coinvolti direttamente negli appalti. Adesso cosa sta arrivando? Giubileo 2016. Sarà una mangiatoia enorme e noi stiamo lavorando una relazione molto approfondita e dimostriamo che tutti questi soldi che vogliono essere indirizzati verso l'acquisto di ambulanze, verso il potenziamento delle infrastrutture, sono solo una scusa per speculare ancora di più sulla sanità pubblica per poi favorire i privati. Questo è il grande disegno che stanno portando avanti a livello governativo e a livello regionale. Fra poco vedrete che dimostreremo, dati alle mano, carte alle mano, che tutti questi soldi non servono per accogliere i pellegrini che arriveranno nel 2016. Cosa vi posso dire? Che abbiamo presentato tante leggi nella Regione Lazio, ne sono passate 3, questa è una grandissima vittoria. Abbiamo istituito il registro tumori. Per tumore e nessuno se ne era mai occupato, nessuno se ne interessava. È arrivato il Movimento 5 Stelle, in 2 anni siamo riusciti dopo pressioni incredibili a farci provare la nostra siamo riusciti ad abolire un'agenzia regionale per i trapianti, che era un carrozzone, un duplicato, risparmio di 4 milioni di euro tutti gli anni, che andranno poi a vantaggio del bilancio regionale. E l'ultima cosa, approvata proprio settimana scorsa, la commissione antimafia. Che nel Lazio non esisteva la mafia, secondo Zingaretti, secondo la Polverini, una commissione che proprio non era mai esistita. Abbiamo fatto anche qua pressioni per 2 anni e siamo riusciti ad avere finalmente questa commissione. Naturalmente la legge era presentata da noi, ma se l'è venduta a Zingaretti. E adesso c'è il ballo delle poltrone per questa commissione. Naturalmente non la daranno all'opposizione, Movimento 5 Stelle, che siamo gli unici a non avere indagati e condannati. A chi andrà la poltrona della presidenza? A Sell. Perché è un altro scambio elettorale, un altro scambio di poltrona. Quindi pensate, sulla mafia ci indagheranno le persone di sé che faranno praticamente nulla, come è stato fatto fino ad oggi. Quindi che dire, vi assicuro che stiamo lavorando giorno e notte in regione, tutti i giorni facciamo le 8 di sera, dalla mattina fino a tardi, per cercare di fermare questo piano diabolico, questo piano criminale che ogni giorno porta comunque ad arresti. Oggi è stato arrestato appunto Bianconi, direttore generale del Sant'Andrea, aspettiamo altri arresti anche in regione, Mafia Capitale 3 sta arrivando, sappiamo già i nomi, abbiamo già detto in aula delle persone che verranno indagate e arrestate, tutte del PD ve lo assicuro. Ieri hanno arrestato Balini, che aveva le mani sul porto di Ostia, sappiamo esattamente tutte le famiglie mafiose che hanno in mano la sanità, hanno in mano gli appalti, che stanno trafficando da 30 anni senza che nessuno dica niente, facciamo i nomi in aula ma poi il PD non fa nulla, quindi la prova che sono coinvolti sono parte di un sistema che è corrotto e vi assicuro che siamo solo gli unici noi in aula, il Movimento 5 Stelle, a dire e fare nomi e cognomi delle famiglie mafiose e cercare di contrastare questo fenomeno, ma lì c'è un magna magna che è davvero difficile da distruggere, però ci stiamo provando in tutti i modi. Fra poco serve il governo e le cose cambieranno, finché siamo all'opposizione possiamo fare poco, possiamo fare il possibile, cerchiamo di farlo tutti i giorni, ma è veramente dura perché ci ostacola in tutti i modi, tutte le nostre proposte, le leggi, le mozioni, le interrogazioni vengono insabbiate, vengono abbandonate, abbiate la pazienza, aspettare che cada Marino, cada Zingaretti, poi finalmente li manderemo a casa e metteremo su persone davvero competenti e faremo passare delle leggi veramente giuste, perché per adesso c'è un risalimento completo. Vi ringrazio e vi lascio ai prossimi interventi. 5 Stelle, grazie.
Grande Davide, grazie. Sa, tutti a casa. Allora ragazzi, adesso...